Bella a tutti ragazzi Qui Paranormal Comics. e benvenuti in questo nuovo video. Questo video è la terza e ultima parte dell'apertura delle 9 bustine della nuova collezione Panini Road to FIFA World Cup. Prima di iniziare il video, come al solito, vi ricordo di andare a visitare un canale amico, Playdata, di cui troverete il link in descrizione. Vai, E prima di iniziare. prima di iniziare, però, vi ricordo di andare sul nostro profilo ufficiale di Instagram dove troverete spoiler, dove troverete aggiornamenti live con le stories appunto di Instagram. Direi di partire con il primo pacchetto che lascio ad aprire a te. Ok. Speriamo di trovare qualcosa di buono. Comunque, nei primi due video, come avete visto, ne ho trovato tanti bei top player. Però, purtroppo, dell'Italia un solo giocatore. Io spero sempre in Insigne. Vediamo un po' cosa ci regalerà questo video. Allora, Bozejoar, Kozacic, Durica, Durica, Taxidis, primo Taxidis, doppione, doppione, e Kurtic. Kurtic, che è una conoscenza appunto dell'Atalanta. Bene, pacchetto abbastanza bruttino. Andiamo col secondo. E mi sento che qui c'è qualcuno di forte. E infatti, Mario Mandžukić, conoscenza appunto italiana, gioca nella Juve ed è diventato titolarissimo. Giovanni Dos Santos. Murillo, un altro italiano, lui però gioca all'Inter. Sidibé e Sturridge, questo è un bel pacchetto, tanti bei top player. E ci siamo ripresi. Vediamo l'ultimo pacchetto se ci regala il colpo finale. Vediamo, speriamo di trovare, anche se già questa apertura è stata meglio delle altre. Ok, Chris Smalling, Smalling, bene. Moreira, Moreira, Diaz, ancora De Bruyne, però De sempre Bruyne fortissimo. E come e ultimo, infine Samaris. Samaris. Vabbè, diciamo che non è stata una brutta apertura. Peccato per aver trovato su 9 pacchetti solo un giocatore dell'Italia. Però direi comunque tra i più forti mettiamo Sturridge, Sidibé, Murillo, Mandžukić, Kurtic. Abbiamo trovato tantissimi, tantissimi top player, anche De Bruyne. E anche Chris Smalling. Davvero tantissimi bei giocatori. Comunque ragazzi, questa collezione ve la consiglio perché è bella, comunque è facile da completare perché contiene all'interno poche figurine. E niente, a me queste figurine piacciono, quindi ve le Sì, consiglio. non sono male, anche se la collezione originale della Quella Panini è lì. E sempre meglio. niente ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un mi piace. Di iscrivervi al canale. E da Paranormal Comics è tutto, ci vediamo al prossimo video.